Sophie Codegoni rifatta? L'ex tronista di Uomini e Donne appena diventata mamma è cambiata tantissimo dai suoi esordi in TV. Sophie Codegoni ha solamente 21 anni, ma a giudicare dalle foto che circolano in rete, sebbene sia bellissima comunque, pare abbia totalmente stravolto i suoi lineamenti. L'abbiamo conosciuta nelle vesti di tronista a Uomini e Donne nel 2020 quando ha scelto il corteggiatore Matteo Ranieri, ma la loro storia non è mai decollata e si è conclusa in pochi giorni. Oggi è mamma della piccola Cela in Blu, nata a maggio di quest'anno. Una giovane mamma che sta facendo disperare i fan per via della recente crisi con il compagno e padre di sua figlia Alessandro Basciano, conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello VIP. Ma com'è cambiata Sophie negli anni? Si è rivolta al chirurgo? Le foto che possiamo reperire in giro raccontano una lunga storia di ritocchini. Vediamo. Sophie Codegoni. Prima e dopo. Sophie Codegoni ha decisamente bruciato le tappe. Ad appena 20 anni si è rivolta a Maria De Filippi per cercare l'amore nel suo Uomini e Donne, affermando di essere pronta a farsi una famiglia nonostante la giovane età. L'impresa non le è riuscita. Ha invece trovato l'amore in un altro programma, il Grande Fratello VIP. E caso ha voluto che fosse un altro protagonista del programma Mariano, Alessandro Basciano, ex tronista anche lui. Ma sebbene così giovane è già ricorsa alla chirurgia più volte. Lo ha ammesso lei stessa, ma osservando le foto che la ritraggono qualche tempo prima della comparsa in TV appare ben evidente a tutti. Sophie Codegoni è ricorsa alla chirurgia estetica come ha sempre desiderato. Ha ammesso nel corso di un'intervista a Momeg: fin da quando avevo 6 anni dicevo, testuali parole, voglio diventare riccia coi capelli rossi e le tette grandi. Infatti anche i miei genitori non si sono stupiti quando ho deciso di rifarmele. Anzi, mia madre ha esclamato: era ora. Meno contento il padre, che l'avrebbe voluta odontoiatra o avvocato e non influencer. Ma non ha ritoccato solo il seno. Spiega infatti: prima il seno, poi ho ritoccato le labbra in più occasioni perché avevo una simmetria. Questa però non andava via e quindi io continuavo ad esagerare. Ammetto che mi stavo rovinando. Poi alla fine ho tolto tutto e ho sistemato. Sono pro alla chirurgia, perché io le labbra le ho rifatte, ma per sistemare un difetto, questo è il vero motivo. Eppure, era bellissima anche prima.